sono commossa e piena di stupore. Abito all'Isolotto dal 66, al tempo dell'alluvione, a 3 passi da qui, in via Torcicoda, e non sapevo di questo miracolo che è stato fatto dall'amore delle persone. Guarda, in questo momento ci sono gli uccelli che volano proprio qui sopra. Che meraviglia! Non avevo visto una cosa così bella in questo momento così disagiato, in questo momento così disperato, dove l'umanità veramente sta rischiando un'altra guerra globale. E mi sento male, mi sento rabbrividire, perché insomma io ho 83 anni, per cui non ho subito di cose terribili per la guerra. Mio padre è torturato da fascisti, da tedeschi, bombardamenti, cannoneggiamenti, per cui so cos'è la guerra e tremo, non tanto per me, ma per i miei figli, i miei nipoti, guarda. Allora, in questo momento sono così emozionata che quasi non ce la può parlare. Allora, uscendo di qui mi sento commossa, mi sento piena di gioia e mi porto dietro una cosa bellissima. Mi porto dietro le parole dell'angelo che dice: rallegrati Maria, rallegrati Maria. Ecco, mi sento così. Tra l'altro, io ho 2 nipotini, noi abbiamo 2 nipotini. La bambina si chiama Olivia, è proprio un'oliva doc, veramente meravigliosa. E 10 giorni fa è nato Gabriel, che ha il nome di un angelo. Per cui veramente sono una donna molto fortunata. Com'è bello essere vivi, com'è bella la vita. Grazie cielo, grazie terra, grazie amici.